Vergine Martire. Qui ci sarà la Santa Messa letta della Santa alle ore 17:15. Carissimi fedeli, direi molto numerosi anche quest'oggi nella festa liturgica di San Biagio, Vescovo Martire, questo santo molto caro anche alla nostra tradizione ambrosiana. Vescovo martirizzato poco dopo l'editto dell'imperatore Costantino e legato appunto a questa tradizione della benedizione della gola e della benedizione dei mani, che naturalmente faremo anche noi dopo la Santa Messa in suo onore. Questa benedizione della gola in seguito ad un miracolo operato da questo santo vescovo e martire per aver liberato un bambino che aveva inghiottito una lisca di pesce e questa lo stava soffocando. Per intervento di questo vescovo, questo bambino fu liberato da questo gravissimo. Poi un'altra tradizione, un po' leggendaria, che però ha sempre un fondo di verità, che riguarda la benedizione dei pani. Il racconto dice che una donna aveva portato un panettone da benedire ad un frate e questo frate si era pensava che la donna si fosse dimenticata e consumò questo panettone. Ma poi la donna ritornò proprio il giorno di San Biagio, il 3 febbraio, per chiedere questo pane benedetto. E con sorpresa il frate trovò nel contenitore vuoto un altro pane molto più grande. Ecco allora questa tradizione, la benedizione dei pani e la distribuzione, sempre come richiesta di fede fatta al santo, di protezione, di aiuto. Ecco, vedete, ci sono queste tradizioni, ma tutto parte da una dimensione di profonda fede. Ecco, perché tutto, anche le realtà materiali di tutti i giorni che fanno parte della nostra quotidianità, ecco, siano veramente abitate da questa grazia di Dio, da questa presenza di Dio. Ecco perché allora di benedire la gola, benedire i pani, benedire tante altre cose. Il benedizionale, il rituale, è ripieno di formule liturgiche per la benedizione di tante cose, di cibi, di realtà, la benedizione della casa. Ecco, tutto questo perché? Perché abbiamo il desiderio, la fede, che tutto venga vissuto. Anche le cose più semplici, più minime, sotto lo sguardo di Dio, nella presenza di Dio, in questa visione della vita soprannaturale, che non si ferma alla materia, alle cose che certo passano, ma che va oltre. Ecco, queste benedizioni ci richiamano questa presenza di Dio che permane. Tutto passa, tutto viene meno, ma Dio, la sua verità, il suo amore restano. E allora noi vogliamo vivere tutto, anche le cose più semplici, ripeto, più quotidiane,
possono sembrare più significanti, però sotto, in questa visione di fede, sotto questo sguardo di Dio, perché è Dio che benedice, è Dio che ci dà questa luce per poter vivere, questo sostegno, questa speranza, ecco, questa visione della vita che va oltre agli orizzonti augusti della materia. Allora, siano anche queste celebrazioni liturgiche, queste tradizioni che risalgono tantissimo tempo fa, occasioni per vivere questa vita soprannaturale, non fermarci al rigore, alla insufficienza del materialismo dei nostri giorni, ma avere questo sguardo molto più aperto e più grande, più lontano, sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.